Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è un video di make up, quindi ci truccheremo insieme. Questo video sarà parlato perché io con Fabiana, che qui su YouTube la trovate come The Dark Drop, la biondissima romana, abbiamo deciso di fare un video in collaborazione utilizzando dei prodotti che diciamo fanno parte del nostro passato. Quindi il make-up che abbiamo accantonato nei cassetti perché, avendo ovviamente prodotti nuovi, diciamo quelli vecchi li abbiamo messi dentro i cassetti. E quindi volevo iniziare. Vi farò vedere i prodotti, però ovviamente troverete scritto tutto. Magari ve li faccio vedere così da ricordarmeli quelli che utilizzo, ovviamente. Allora, per avvantaggiarmi ho già fatto l'occhio, perché se io non so cosa mettere sull'occhio, sinceramente mi impappino tantissimo e non riesco a parlare. Invece adesso che so come fare la situazione per quanto riguarda l'occhio, sono più tranquilla. Allora, per prima cosa io andrò a mettere una base, che è il primer, questo qui della Elf, che fu uno degli ultimi ordini che sono riuscita a fare, perché poi sapete tutti che Elf non è più reperibile in Italia e quindi non spedisce più in Italia, e quindi meno male che avevo fatto quest'ordine. Ho alcuni pezzi e sono gli ultimi pezzi che ho, quindi utilizzerò la Real Techniques perché è stata una delle prime spugnette che ho utilizzato quando fu. E come palettina utilizzerò questa qui di Neve Cosmetics, che è l'Elegantissimi, ed è questa palettina qua. Allora, farò un make up, però poi vi scriverò tutte le cialdine che utilizzerò, ve li scriverò giù nell'info box. Allora, come ho conosciuto Fabiana? Fabiana l'ho conosciuta tramite YouTube, ovviamente. Ero in cerca di canali nuovi, sinceramente avevo bisogno di guardare nuovi video per vedere alcuni acquisti, alcune cose che non mi sembravano tutte le stesse, che tutte identiche, come mi capita adesso quando apro un video di YouTube di un diciamo personaggio un po' più famoso. Io vedo video sempre uguali, sempre le stesse recensioni, sembrano tutte tipo fotocopiate e trasmesse poi su YouTube. Vedo sempre le stesse cose e mi dà veramente molto molto fastidio. E posso capire, diciamo, che le vedo di una persona, di due, di tre, facciamo fino a tre, ma poi diventa una cosa molto molto noiosa. Ed è lì è nata la voglia di vedere, diciamo, altre persone. Tra cui ho scritto acquisti Sephora, acquisti sexy Sephora, che sapete che è la mia passione per quanto riguarda il make-up. Infatti sono diventata Sephora Gold, yeah! E quindi, mentre ho scritto, diciamo, questa dicitura su per quanto riguarda YouTube, mi sono uscite varie ragazze e sinceramente sono andata a vedere alcune persone che avevano, diciamo, poche visualizzazioni. Adesso metterò la... No, aspetta, ancora dovevo continuare con questa. Che avevano poca visualizzazione, vedete? Mi incasino io stessa. E così... E così è stato. Ho aperto il suo video e da lì sinceramente mi ha fatto subito, ma veramente subito, simpatia. Quel modo di fare proprio romana del Roma, no? Mi piace tantissimo vedere tipo quello che fa. Ovviamente i video, quando li guardi, se sono monotoni li spegni subito, invece i suoi sono molto divertenti, perché anche se lei fa del make-up come, diciamo, lo faccio io, però lei lo fa spesso parlato,
sono molto più divertenti. Metterò adesso la matita Kryolan. Sono molto più divertenti perché lei è molto scherzosa in quello che fa, diciamo, ride su se stessa. E quindi il video te lo guardo più tranquillamente, perché sei più tranquilla e più rilassata, ed è una cosa che a me piace. E quindi ho iniziato a vedere i suoi video e ho iniziato anche a commentare i suoi video. E da lì è nata, diciamo, una specie di commenti, no? Quindi lei commentava i miei video, io andavo nei suoi video e commentavo i suoi, e quindi abbiamo anche, diciamo, aperto questa amicizia, che è molto molto carina, sinceramente, che si tratta sempre per quanto riguarda il mondo di YouTube. E niente, da lì ci siamo sentite su Instagram, poi su Instagram siamo passati a WhatsApp, e adesso mi ha fatto entrare in un gruppo per quanto riguarda altre persone, per conoscere altre persone, quindi altri canali nuovi, e adesso sono in un gruppo di Telegram, che vi lascerò il link qua sotto, dove ci sono tantissime persone, tra cui maschi e femmine, che fanno diversi video non uguali ai nostri, ovviamente. C'è chi parla di make-up, c'è chi parla di cucina, c'è chi scova luoghi particolari come Stefano. E quindi, diciamo, ci stiamo incamminando in posti che io sinceramente non conoscevo assolutamente, quindi posti che io di norma non, cioè video, scusate, video che io di norma non avrei mai aperto perché non conoscevo queste persone e tutto, tra cui ho scoperto che c'erano anche delle siciliane come me, quindi molto molto orgogliosa di tutto ciò, e mi ha fatto proprio tantissimo piacere. Ovviamente ognuno di loro ha un video a canale a sé, nel senso che fa ricette, diciamo, particolari, che fa delle ricette originarie tipo della Sicilia, e sono dei video molto molto belli. E mi piace, questo gruppo mi piace tantissimo. Adesso utilizzerò questo eyeliner di Pupa, che non so chi se lo ricorda, che lo fece vedere Clio. Siamo andati tutti matti per questo eyeliner, poi si è sciolto nelle vie dei nostri cassetti. E niente, così tramite anche, diciamo, questi messaggi che ci mandavamo con Fabiana, un giorno mentre sistemavo la mia postazione, che ho da questo lato, che poi vi farò vedere perché farò un video proprio apposito per quanto riguarda la postazione, ho visto alcuni prodotti, tra cui mi è andato dentro l'occhio, tra cui questo eyeliner. Avevo visto altri prodotti, tra cui anche le palettine, scusate, ma mi è entrato dentro l'occhio. Vedete perché faccio velocizzo? Si è tolto un pochettino. Allora, stavo dicendo che mentre sistemavo la mia postazione, ho visto tutti questi prodotti, tra cui questi prodotti della Elf e altri, e quindi mi è venuto in mente che potevamo fare un video particolare per quanto riguarda il make-up, facendo proprio vedere quei prodotti che avevamo accantonato, perché ovviamente acquistando altri prodotti nuovi ci andava di utilizzare questi prodotti nuovi. E lei ha accettato subito, ovviamente, quindi io sono rimasta molto contenta perché mi piace tantissimo fare le collaborazioni, collaborare con gente nuova e tutto. Anzi, chi vuole mi può anche contattare, io sono felice di fare
collaborazioni con chiunque, sinceramente, perché mi piace tantissimo. Allora, io non sono brava, ve lo ripeto, per quanto riguarda i video parlati, perché la mia passione è con la musica e la musica che mi fa è la musica che mi fa, diciamo, fare i trucchi, mi fa realizzare un trucco. Sinceramente io mi adeguo tantissimo alla musica e quindi metterò questo e quindi mi ci trovo bene. Mi trovo bene, quindi io preferisco farli, diciamo, con la musica. C'è invece chi preferisce fare make-up parlati. Ovviamente il mondo è bello perché è vario, cioè ovvio, ovvissimo. E niente, ovviamente dovete andare a vedere il video di Fabiana per vedere cosa ha combinato, come si è truccata e tutto. Io ero molto indecisa su quale palettino utilizzare, su cosa mettere sugli occhi, cosa posso utilizzare e tutto. Invece poi mi è venuta questa cosa, guardando proprio la mia postazione, e da lì mi è venuto proprio questo trucco. Spero che ovviamente vi piaccia. Un altro prodotto che utilizzavo prima e che ho accantonato perché ho altri prodotti, è questo che, se vi ricordate, fu proprio una youtuber americana a utilizzare per prima questi prodotti e poi noi a raffica, boom, ad andarli a comprare come dei pazzi. Io non sono brava a parlare. Io sinceramente preferisco la mia musica, il mio modo di fare, nel senso tranquillo, faccio il make-up rilassata, perché a me, non so voi, ma a me la musica rilassa tantissimo. Ovviamente voglio sapere cosa ne pensate di questi video, state ben sicuri che non ve li farò. Perché adesso metterò il fondotinta e come fondotinta utilizzerò questo qui della Catrice. E niente, non so cosa dirvi più, sinceramente. Posso dirvi: seguite Fabiana perché è una bravissima persona, è molto simpatica e tutto. Questo è quello che posso dirvi. Adesso mi ricordavo perché non utilizzavo più questo fondotinta di Catrice, perché fa un odore di fiore che a me non piace, sinceramente. Allora, vado a vedere questi due correttori che avevo acquistato, e forse questo sarà più chiaro di questo. Come cipria andò a utilizzare anche questa della Elf, non vedete perché è specchiata, è una Mineral Brush Tool. E utilizzerò questo pennello, che era il primo pennello che avevo acquistato. E niente, non so, veramente non sono abituata. Mi dispiace se sono ripetitiva, ma non sono veramente abituato a parlare. Mi chiedo scusa se questo video
vi sta annoiando, ma vi prometto che i prossimi video di makeup saranno tutte con la musica. Anche perché se una persona si trova bene facendo questi video, io ad esempio vedo tantissimo i video delle americane che parlano, non stanno mai zitte, ma come cavolo fanno? Io non lo so, io non riesco. Questa cipria devo dire che mi piace, va che devo dire. Come illuminante io sinceramente utilizzerei questo o questo di Kiko, credo, questo qui, perché non avevo prima illuminanti, prima non ne avevo, adesso ce l'ho ovviamente. Non ho intenzione di mettere niente sotto l'occhio perché all'inizio non mettevo proprio niente sotto l'occhio, ma visto che è un trucco molto molto semplice, volevo solo mettere l'ombretto scuro proprio per dare un po' di definizione sotto l'occhio. Devo dire che gli ombretti sono ottimi. Finisco ormai gli occhi perché non riesco, scusatemi, ma se parlo non riesco, ho paura di non riuscire a... Come blush metterò questo qui della Essence, che è uno dei miei vecchi blush. Anche pennello. E adesso utilizzerò una tinta labbra, ma prima devo mettere la matita. Allora, per mettere la matita mi avvicino, quindi aumenterò la velocità e tutto, non vi preoccupate. E utilizzerò questa tinta labbra, che è quella di Kiko, che è vecchissima. Utilizzerò questa perché sta per finire, infatti. Ecco. Finisce. Finito. Ah. Allora, che dirvi? Allora, per quanto riguarda questo video, io ovviamente... Ok. Basta! Allora, vi chiedo scusa se questo video è stato un po' parlato, un po' velocizzato, un po' messo con la musica e tutto, perché io non sono in grado di truccarmi parlando perché non mi concentro e la mia passione è tutto. E fare dei trucchi abbastanza particolari e che sono d'impatto, e molto spesso io questa voglia, questa grinta di fare questo makeup ce l'ho ascoltando la musica. Mi dà un input che voi non avete idea di come mi sento gasata quando ascolto la musica e mi trucco. Mi sento veramente realizzata, lo so, anche in poco io mi sento realizzata. Quindi se ho sbagliato qualche cosa, qualche passaggio, tutto, perdonatemi, perché non sono in grado di fare video parlati. Mi piace di più, diciamo, con la musica.
ve l'ho ripetuto 300.000 volte, vai. E niente, che dirvi, io spero che questo video vi sia piaciuto, io ringrazio tantissimo Fabiana, ti mando un bacio amore mio, perché veramente sono una persona dolcissima, veramente veramente dolcissima, e sono molto contenta di aver fatto questa collaborazione con te, che sarà una delle prime collaborazioni, perché ne faremo tante tante altre, e già abbiamo in mente altre cose, e vabbè, poi li vedrete nei video. Quindi ringrazio Fabiana, un grosso bacio, e ovviamente andate subito a vedere il suo video, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.